Abbronzatissima. Io ti amo e tu lo sai. Oggi, 21 giugno, è il primo giorno di estate. La stagione tanto attesa, specie per i più giovani, è sinonimo di mare, vacanza e voglia di divertimento. Il clima, comunque, non ha guardato il calendario. Per l'intera settimana, infatti, siamo stati accompagnati da un caldo afoso dovuto alle correnti africane mosse dall'anticiclone che gli esperti hanno battezzato Ade. Colonnina del termometro che in Sicilia resteranno alte fino a lunedì prossimo. Per i meteorologi, da martedì prossimo è previsto un abbassamento del tasso di umidità che renderà l'aria più respirabile. In questi periodi di caldo diversi sono i consigli degli esperti per contrastarlo in modo sano. Vademecum che si ripetono annualmente ma che hanno sempre validità. Secondo gli esperti, la lotta al caldo inizierebbe dal rinfrescamento naturale degli ambienti sia domestici che di lavoro, con la chiusura delle finestre esposte al sole e l'apertura delle stesse nelle ore mattutine e serali. Sempre valido è il consiglio di evitare di uscire di casa nella fascia oraria che va dalle ore 11 alle ore 18, specie per i soggetti a rischio, quali ad esempio bambini, anziani e cardiopatici. Altro consiglio riguarda l'abbigliamento, che con il caldo dovrebbe essere indossato di colore chiaro e preferibilmente realizzato con tessuti naturali come cotone o lino. Per abbassare la temperatura corporea, gli esperti consigliano anche una normale umidificazione del viso o la doccia, che però non deve essere fatta con acqua gelata. Altra buona regola sarebbe quella di non praticare attività fisica all'aperto nelle ore più calde della giornata. Di fondamentale importanza è l'alimentazione e l'assunzione di liquidi. Secondo gli esperti, il quantitativo minimo giornaliero di acqua che una persona sana dovrebbe bere in questi periodi è di almeno 2 litri. Da evitare alcol e bibite gassate. A tavola invece è preferibile tenersi leggeri ed abbondare con frutta e verdura. Naturalmente, aggiungiamo noi, è consigliabile anche un tuffo al mare e un buon gelato che, oltre a deliziare il palato, ci regala anche un po' di refrigerio. In attesa di conoscere i nomi mitologici dei prossimi anticicloni, buon inizio di estate a tutti!